Allora, l'argomento riguarda il codice controllo nei numeri codici che identificano un oggetto, il cosiddetto CIN, Control Internal Number. Il contesto è che tutto nasce dalla necessità di identificare un oggetto all'interno di un gruppo di altri oggetti, quindi il modo più semplice è dargli un numero progressivo numerico. E il problema appunto è che il numero è troppo semplice, non identifica in modo. Il numero non contiene informazioni sull'oggetto, ma semplicemente una sua associazione. Allora si è pensato di, storicamente, di creare un codice composito di vari elementi. L'esempio più semplice è appunto la carta d'identità, no, il codice fiscale. Tutti conoscete il codice fiscale, immagino, no? L'altro problema è quello di assicurare l'integrità del codice trasmesso. Perché è importante avere una identificazione certa dell'oggetto e perché è importante assicurare l'integrità del dato trasmesso. Nel primo caso abbiamo qualche giorno fa. Pochi giorni fa è stato, per un caso di omonimia, una paziente ha ottenuto del sangue che è sbagliato in caso di trasfusione ed è deceduta. Quindi immaginate il problema quale sia di avere un'identificazione certa di quello che si sta trasmettendo. Per quanto riguarda l'integrità dei dati, se nella trasmissione di un dato o di qualcos'altro, cioè, avviene una corruzione, si può avere o una identificazione sbagliata, come nel primo caso, oppure una corruzione. Nel caso di ZIP è molto difficile recuperare i dati contenuti nell'archivio ZIP, se per caso si corrompe la tabella dei contenuti. Il problema è piuttosto attuale perché sia i DOCX che gli ODT, non so se lo sapete, sono dei contenitori zip con dentro dei dati del documento. Poi c'è chi tiene il backup dentro dei contenitori .zip. Recuperare i dati da un backup è molto importante. Se li teniamo su un archivio che è facilmente corrompibile per qualche problema suo, è un doppio problema, quindi sarebbe bene farci un pensierino. Per quanto riguarda l'integrità dei dati, il problema può nascere da vari problemi. Nella trasmissione possono intervenire delle interferenze sul mezzo esterne, oppure esserci dei difetti sul mezzo. Esempio, un bit è sempre 1, un bit è sempre 0, e i dati in arrivo sono totalmente sbagliati. E nel tempo si sono studiati vari sistemi, il più semplice è il bit di parità sulla trasmissione seriale, dopodiché sui blocchi di dati c'è il cosiddetto CRC, oppure le funzioni hash sui file interi o blocchi che trovate tutto in giro. Cominciamo con qualche esempio. Il codice fiscale che citavo prima. A livello europeo si chiama CF, e in realtà ha tre sigle perché a seconda del paese sono tutte un po' diverse. È composto da gruppi di tre caratteri, i primi tre identificano il cognome, derivano dal cognome, nome, 2 cifre per l'anno, un carattere per il mese di nascita, giorno di nascita. 4 codici per il luogo di nascita e infine il carattere di controllo, il famoso CIN. L'algoritmo di calcolo del CIN, quindi praticamente quando viene trasmesso un codice fiscale dal punto A al punto B, è possibile risalire al fatto che uno dei caratteri sia stato manipolato oppure cambiato oppure per errore inserito sbagliando sulla tastiera, per dire, esiste un facile algoritmo per cui il ricevente lo applica e può determinare se quello che ha ricevuto è
corretto. Il ricevente può essere anche un database e il trasmittente può essere qualcuno che inserisce i dati nell'interfaccia. L'algoritmo è abbastanza semplice, però richiede la coercione di vari pezzi usando delle tabelline che non sono immediatamente calcolabili, ma sono processate. E il problema delle coercioni, c'è una cosa che si chiama omocodia, ovvero sia due persone possono avere completamente diverse, possono però dare origine allo stesso identico codice fiscale. E in caso di collisione, appunto questa cosa si chiama collisione, allora il ministero che emette i codici fiscali deve correggere modificando uno dei caratteri e di conseguenza cambia anche il carattere di controllo. Anche l'IBAN contiene un carattere di controllo, il CIN, CIN euro, che è il risultato di una, che si compone di due cifre numeriche. Il calcolo si fa velocemente partendo dall'IBAN, aggiungendo una stringa IT00, poi tramite tabelle di conversione di numeri in numeri. Si ricava un grosso numero e dopo con quella formuletta si ricava il CIN. E quindi uno, partendo dal BBN e applicando questa formuletta, è in grado di salire se quello che ha ricevuto è corretto, perché confronta il CIN calcolato con quello che ha ricevuto. Per curiosità, poi c'è la verifica, si fa in questa maniera, spostando i primi quattro, in questo caso il IT00 diventa IT12, si applica la formuletta e se il risultato modulo 97 da 1, allora quello che si è ricevuto è corretto, uno vale l'altro. Per curiosità, anche il BBN contiene un CIN, formato un carattere che si calcola in modo analogo, più o meno simile, a quello del codice fiscale. I libri contengono un codice che si chiama International Standard Book Number, 13 perché esisteva uno standard precedente composto da 10 caratteri, mentre 13 indica il numero di caratteri. E si compone in questa maniera, non so se si legge, le prime tre cifre sono il codice EAN del vecchio codice. Dopodiché il secondo gruppo è il gruppo linguistico, poi c'è il gruppo che identifica l'editore, poi un gruppo che identifica il singolo titolo, ovvero sia il libro o la rivista, e infine c'è il codice di controllo. Il codice di controllo si calcola in maniera abbastanza semplice, perché a seconda che la cifra sia degli SBN sia cada in posizione pari e dispari, viene moltiplicata per 1 o per 3, si fa la somma, si trova il multiplo di 10 superiore, si fa la differenza, il numero che è una cifra, dovrebbe essere, si confronta col C di controllo. Quindi questa è la formula che dovrebbe esprimere, non sono sicurissimo che sia corretta però. Quindi la sommatoria delle cifre dispari o di quelle pari moltiplicate per 3 in modo vari. Le raccomandate, il codice a barre delle raccomandate, anche quello è un codice di controllo. Le prime cifre identificano il tipo di raccomandata, che possono essere 2 o 3 o 4 cifre. Ad esempio il 15 indica la raccomandata semplice, la 650 una mandata all'INPS, eccetera, eccetera. Si compone di 11 cifre più il CIN. Di nuovo abbiamo le cifre dispari e cifre pari, si moltiplica sommando le cifre pari moltiplicato per 11, eccetera, eccetera. Dopodiché si prende il risultato e lo si tratta a singole cifre, sommandole tra di loro e facendo il modulo a 10. Quello è il CIN, che confrontato col CIN trasmesso
dovrebbe, dovrebbe corrispondere. Ci sono altri codici, parecchi altri, che contengono il codice di controllo, la partita IVA, il CRO, il codice di riferimento operazionale delle banche, diciamo. La patente di guida si compone, quella moderna, diciamo, si compone del prefisso 1, una serie di numerica, e il codice di controllo. I versamenti bancari, cose del genere. C'è sempre il codice di controllo? No. E specie nei casi di codici più vecchi, o in casi semplici, oppure quelli che non identificano il preciso oggetto ma una categoria, come in questo caso, il C-code, il codice C, che viene usato per le pubblicazioni dall'editoria giapponese. La prima cifra identifica il tipo di, il gruppo di pubblicazioni, e la seconda il tipo, e le ultime due identificano un altro gruppo e il sottogruppo, in questo caso i fumetti di tipo drammatico. Quindi tutti i fumetti giapponesi hanno il C9979. Non c'è un codice di controllo. Forse è stato, ma mi sembra che non sia così, è stato creato in modo che sia ridondante, quindi sia impossibile ottenere una certa combinazione. Da qui si potrebbe risalire al fatto che l'inserimento sia sbagliato, o la trasmissione sia sbagliata, però non l'ho controllato. Bene, se ci sono domande, velocemente. Tutto a posto? Bene. Ringraziamenti e saluti.